Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa seconda lezione di Ave Maria di Guno. Oggi vedremo non l'introduzione, ma la parte del canto. La parte del canto metteremo un metronomo a velocità, vediamo, 2, 56. Quindi siamo qui in chiusura, quinta posizione, il terzo dito, quattro pulsazioni. 1, 2, 3, 4. In apertura il quarto dito, tre pulsazioni. 1, 2, 3, poi 1, 4, va bene? E così, ascoltate. 1, 2, 3, 4, in apertura 1, 2, 3, 1, 4, in apertura questo, ripetiamo questo, in chiusura, 4 pulsazioni sul terzo dito, 1, 2, 3, 4, aprite col 4, 1, 2, 3, 4, 4, pensate, 4, in levare, 1, 4, 1, 3 cerchiato, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, poi il 3 normale, 1 pulsazione, il 3 in chiusura, 2 pulsazioni, poi 3 e 4 di pausa. E questo è il primo rito, va bene? Questo qui. Avete il terzo in chiusura, 4 pulsazioni, 3 pulsazioni, poi in levare, contate 4, poi il terzo cerchiato, 3 pulsazioni. Qui una pulsazione, qua due pulsazioni e due di pausa, cioè di silenzio. Sentite solo due pulsazioni di metronomo. E sarà così, ascoltate. 1, 2, 3, 4. Poi aprite 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, poi 3, 4. Ripeto senza contare perché per alcuni potrebbe essere un problema. Aprite ora, tre pulsazioni, tre pulsazioni, il 3, chiudete col 3, 1, 2, poi pausa, pausa. Questo è il primo rigo, ripetetelo un bel po' di tempo. Per i bassi poi lo vedremo alla fine, imparate prima la parte melodica, andiamo avanti col rigo successivo. Abbiamo un quinto dito in apertura, sempre in quinta posizione, dura due pulsazioni e mezza, quindi sentirete tre pulsazioni, subito lasciate perché in levare ci andrà un'altra nota, quindi 1, 2, 3, è questo, quindi 1, 2, 3, il 2 in levare, va bene? Abbasso un po' il metronomo a 50, così è ancora meglio per capirlo, quindi 1, 2, 3, in levare il 2. 1, 2, ripeto questo, quindi il 5 dura praticamente 2 pulsazioni e mezzo. Non appena sentite 3 pulsazioni, subito lo lasciate, lo vedete. 1, 2, 3 e subito in levare il 2. Quindi 1, 2, 3 e subito il 2. Poi 3, 2, una pulsazione e mezza. Il quarto dito in apertura dura una pulsazione e mezza, cioè un movimento e mezzo. Sentite due pulsazioni, in levare mettete subito l'altra nota così. 1. Sentite le due pulsazioni? La prima, la seconda, in levare metto il 3. 1, 2. Sarà così. 1, 2, 3, subito. 1, 2, 3 cerchiato. Fate questo per una mezz'oretta. Va bene? Questo. Bene, andiamo avanti. Questo. Abbiamo un 5 in chiusura così. 1, 2, stessa cosa di prima, dura due pulsazioni e mezzo, quindi è così. 1, 2, 3. E qua facciamo, fermo un po' il metronomo, è questo. 1, 2, 3, in levare il 3, poi 2 cerchiato, sempre in chiusura. Il quarto dito ora in apertura, questo, eh. Qua possiamo tenerlo sempre premuto, metto lo evidenzio perché potete tenere premuto il quarto dito, vedete, senza lasciarlo. Invertite solo il mantice e ottenete questo 4, poi che dura una pulsazione e mezza, il 3 cerchiato e il 4 che dura altre due pulsazioni. Così il quinto dito in chiusura, 1, 2, 3, aprite col 4, lo tenete premuto, invertite il mantice ora. E due pulsazioni, diciamo una e mezza pulsazione, sentite due e subito mettete il 3 in levare, 1, 2 e fate un cambio sul quarto dito, così, sempre premuto, vi aggiustate.
spostate con la nuova posizione per andare al rigo successivo. Ripetiamo queste ultime due battute del terzo rigo, così 1, 2, 3, levare il 3, 2 cerchiato, il 4 aprite, lo tenete premuto e chiudete, 1, 2, mettiamo un metronomo così capite il tempo, pure meglio, quindi 1, 2, 3, aprite e chiudete, 1, 2, cambiate tasto, dito sullo stesso tasto, ripetiamo tutto il rigo, sarà così allora, vedete, 1, 2, 3, 1, 2 in levare, 1, 2, chiudete col 5, 1, 2, 3, aprite e chiudete, 1, 2, chiaro? Bene, i bassi sono scritti sotto, potrei anche spiegarveli, però vediamo un po', ok. Andiamo ancora avanti, poi imparate bene quest'altro rigo, collegate questi due righi e poi vedremo insomma anche il rigo successivo. Vediamo il rigo successivo, siamo in quinta posizione, stesso discorso prima, due pulsazioni e mezzo, 1, 2, 3, il 3 levare, 2 cerchiato, allargate col 3 scendete, quindi questo, 1, 2, 3, in chiusura. Poi aprendo tenete 5 e 3 premuto, quindi il quinto dito sempre premuto, questo premete 5 e 3, solo che il 5 lo lasciate sempre premuto così, questo, ancora questo, sentite? 5 e 3, solo che il 5 sta sempre premuto. E il 2 poi, due pulsazioni e una pausa. Qua ci sta un adattamento, qua vedete, ho scritto sotto adattamento, ci sta in questo accordo che ho creato appunto per evitare la nota che non esiste sull'organetto, va bene? E qua, quindi, però non stona perché ho inserito una nota che fa parte dell'accordo, quindi nessun problema. E questo, quindi 5 e 3 in apertura, il 5 rimane premuto. Il 3 dura una pulsazione e mezzo, 1, 2, 2 cerchiate in levare, poi il 3, il pollice, quindi è questo, poi 2, 1, 2, pausa, il 3 in apertura e il 3 in chiusura, lo tengo premuto, inverto il mantice, 1, 3, 2 pulsazioni e mezza, 1, 2, 3, quindi il 3 in levare suona. Quando parliamo di mezza pulsazione vuol dire che la nota che aggancerà sarà in levare. Non so se vi è chiaro questo, va bene? Cioè, quando parliamo di due pulsazioni e mezzo, due e mezzo vuol dire 1, 2, 3, questa è mezza pulsazione, in levare ci andrà la nota, diciamo, l'altra nota per riempire il terzo movimento, va bene? Per concludere il terzo movimento. Quindi, questo è il quarto rigo, che è il quarto rigo di questa pagina. E così, quindi, possiamo mettere anche un metronomo. E così, quinto, 1, 2, 3 in levare, pollice, il 2, 1, 2, la pausa, il 3 in apertura, chiudete col 3, 1, 2, 3, 5 in apertura, una pulsazione e mezza. Vediamo quest'ultimo rigo. Qua abbiamo il 5 che dura una pulsazione e mezza, quindi, e poi due volte il pollice. 1, 2, pausa. Sposto il metronomo, questo forse si sente meglio così. 1, 2, pausa. Poi il 3 dura, andando avanti, sempre in apertura, due pulsazioni e mezza. E poi nuovamente 3, 2 cerchiato, 4, così. 1, 2, 3. Chiudete col 4, due pulsazioni e il pollice. Lo potete fare anche come prima, così. Se volete, come l'abbiamo fatto prima. Non l'ho scritto in questo modo, però potete fare così. Questo è l'ultimo rigo. Questo è una pulsazione e mezza, così.
basso, due pulsazioni e mezzo, 1, 2, 3, parara, 1, 2, chiaro questo? Bene, ripetiamo questo rigo di ora, in apertura così, 1, 2, pausa, sempre in apertura, 1, 2, 3, pausa. Allora qua potete fare anche un'altra cosa volendo, questo quarto dito che vado a segnare ora potete anche tenerlo premuto anche prima, vedete tutto in diretta qui, il 4 lo tenete premuto e invertite solo il mantice, va bene? Vi è chiaro questo, no? Quindi quest'ultimo rigo, ancora, pausa il 3, 1, 2, 3, levare, premuto, inverto sul mantice, pausa. Bene, ora possiamo fare anche una cosa, ci fermiamo qui, cerchiamo di capire i bassi come metterli. Allora vedete, all'inizio il primo rigo che avete già memorizzato, che è questo. Allora, se suonate qualcuno che vi accompagna non mettete nulla, solo la melodia, o se no fate questo, se avete praticamente l'esclusione della terza fate questo. Sul re minore qui, anche se avete l'organetto in un'altra tonalità, non glielo chiamo re minore perché insomma come tonalità di posizione, il 4 in apertura, 1, 2, quindi fate questo 1, 2, 3, l'accompagnamento sarà questo, forse è più semplice, 1, 2, 3, ma se avete l'esclusione della terza ripeto 1, 2, 3, qua ripeto, quindi 1, 2, 3, prima battuta, poi andate sul re minore, aprite col quarto dito, fate 1, 2, 3, poi mettete solo il basso, è sempre premuto anche se non è indicato, il basso è sempre premuto, mettete l'accordo, il 4 in levare, questo quindi 1, 2, 3, ora metto solo l'accordo e il 4 in levare, vado avanti, chiudo un po' se non vedete più il mantice, c'è scritto Do, anche se non produrrà il suono Do, ma la posizione di Do è questa, mettiamo tre bassi, sarà 1, 2, 3, poi il terzo, in chiusura due bassi, 1, 2, poi 3, 4, è chiaro, quindi sarà, fate questo esercizio sui bassi, 1, 2, 3, 4, va bene? 1, 2, 3, 4, molto soft, attenzione, non è una tarantella. L'alternativa, se avete l'esclusione delle terze vi consiglio di farla così, quindi non l'altro modo con l'accordo sempre premuto così. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, anche così a piacere vostro. Anche così si può fare, valutate voi, se in questo caso dovete leggere ad esempio Do, premete solo l'accordo, lo tenete sempre premuto, fate, scegliete voi come vi piace di più, un fatto proprio di gusto personale. In questo modo vi ho fatto vedere questo, 1, 2, 3, andando avanti al rigo successivo, questo ormai l'avete capito, il rigo successivo possiamo farlo anche, però se avete l'organetto senza l'esclusione delle terze fate solo il basso, in questo modo vi faccio vedere ora, non avete questo, lo potete fare uguale, non vi preoccupate, così 2, 3, 4, poi il re minore suonate non tutti e due, solo questo in apertura, 2, 3, 4, 2, 3, accordi non li suonerete mai se non avete l'esclusione delle terze, non lo dirò più, quindi cercate di ricordarvi questo. Andiamo avanti, io vi indicherò ora gli accordi soprattutto, poi valutate voi se suonare gli accordi o no. Ecco qua, il rigo successivo, siamo col quinto dito qua, il re minore, ovviamente questo video degli accordi vedetelo più avanti, verso dopo che avete memorizzato tutto, quindi... Poi sul Do, sempre fermi qua con i bassi, e siamo qui. Bene, il rigo successivo
l'abbiamo fatto, andiamo con i bassi qua davanti, li vedete? E sarà così. Sempre così in apertura, 5-3. Ora sui bassi chiudo un po' qui, questi qua. Ultimo rigo, bassi re minori in apertura. Ora andate qui sulla posizione di Do, terzo dito. Chiudete così. E ci siamo arrivati fino a qua, insomma, con il discorso dei bassi. Se invece suonate i bassi solo con il basso fondamentale, questo. Dal terzo dito. Questa lezione, tranne l'ultima battuta della prima pagina. Bene, spero di essere stato chiaro, insomma, quindi andate con calma, senza correre. È un po' complicato il fatto di capire insomma, se utilizzare solo il basso, solo gli accordi. Ricordate, insomma, alla fine troverete tutto questo che vi ho detto scritto, leggetelo con attenzione, altrimenti se non avete l'esclusione delle terze non suonate gli accordi, altrimenti è inascoltabile, viene una cosa proprio, distruggete il brano, va bene? Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!